Quest'anno, a differenza degli altri anni, sarà un capodanno diverso perché non potremo sparare i soliti fuochi d'artificio. Quindi ho pensato di fare una cosa alternativa e che non sia dannosa per l'ambiente, come per esempio quella di rilasciare dei palloncini che poi andrebbero a devastare per esempio i nostri mari, già abbastanza inquinati. La mia idea si basa su ricreare dei fuochi d'artificio in 3D comodamente a casa dal proprio smartphone. Come? Per scoprirlo ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi vedremo come poter vedere comodamente dal nostro smartphone i fuochi artificiali in 3D. Per farlo sfrutteremo uno dei trucchi di magia più famosi del mondo, il fantasma di Pepper. Che cos'è il fantasma di Pepper? Il fantasma di Pepper è nato come un'illusione degli spettacoli di magia nell'Ottocento. Qual era il trucco che veniva utilizzato sui palcoscenici magici? Lo spettatore vedeva una stanza e all'improvviso vedeva comparire un fantasma in quella stanza. Eppure in quella stanza non c'era nulla effettivamente, perché si vedeva che nella stanza non c'era il fantasma. Com'è possibile avere un fantasma se non c'è nulla? L'illusione è in realtà un'illusione ottica che ti fa percepire la presenza di un fantasma in quella stanza. Il fantasma non si trova in quella stanza, ma si trova in un'altra stanza, che però è invisibile al pubblico. E allora come fa a essere visibile? Tra la stanza invisibile e quella visibile c'era una lastra di vetro che era posta a 45 gradi, come state vedendo in questa figura. Quale proprietà magica ha il vetro? Il vetro, essendo trasparente, fa passare la luce attraverso, ma ha anche la capacità di riflettere la luce. Come si riflette la luce quando incide su una superficie? L'angolo di incidenza sarà uguale all'angolo di riflessione. Se si trova a 45 gradi e la stanza si trova qui, la luce incide in questa direzione e viene riflessa verso gli spettatori. E da lì veniva l'illusione del fantasma all'interno della stanza. Per anni si è cercato di capire quale fosse il trucco di quella magia. Si racconta che persino Faraday chiese a Pepper quale fosse il trucco di quella magia, perché anche lui non se ne capacitava, perché ovviamente allo spettatore risulta invisibile quel plexiglass. La prima cosa che costruiremo oggi è proprio un fantasma di Pepper. Io già l'ho costruito ed è questo, ed è fatto proprio su misura per il mio smartphone, che è qui. Questo si metterà sul telefono, quindi che cosa succede? La luce va verso l'alto e viene riflessa in quella direzione lì, e una parte viene rifratta sul soffitto. La parte rifratta non sarà vista dallo spettatore, ma sarà vista solo quella riflessa, che ci darà l'illusione che qui si creerà un'immagine. Adesso vi lascio il video del fantasma di Pepper, in cui ho spento tutte le luci per vederlo meglio, e poi ritorniamo qui per vedere come si costruisce. Vi darò le istruzioni per farlo. Costruisce questo fantasma di Pepper? Dovrete costruire questo e poi riportarlo su un foglio di acetato oppure su del plexiglass. Il foglio di acetato è quello che si usa per rilegare per esempio quaderni, libri, queste cose qui, e ci permette di avere un effetto tipo vetro. Quali sono le dimensioni? Le dimensioni dipenderanno dal vostro telefono, per farlo ad hoc proprio sul vostro telefono. Allora, la lunghezza maggiore, questa qui, è proprio la lunghezza dello schermo del telefono, quindi quanto è alto il vostro telefono. Questa qui invece non è quanto è largo il vostro telefono. Come si fa a calcolare quanto deve essere spesso questo rettangolo? Qui ai lati dovete costruire un triangolo rettangolo che ha come cateti due lati uguali,
e che in particolare questi due lati sono proprio la larghezza del vostro smartphone. Vi faccio un esempio. Il mio smartphone è alto 15 cm e largo 6,5. Quindi qui ho 15 cm, qui 6,5 e qui ho 9. Quindi come potete ricavare questa altezza? Se questo è un triangolo rettangolo, questa sarà l'ipotenusa. Quindi l'ipotenusa di questo triangolo sarà uguale a radice quadrata di lato al quadrato più lato al quadrato e avrete il vostro numero. Una volta costruito lo riportate e qui e qui piegate. Il risultato finale sarà questo, poi ci aggiungete qui delle linguette per mantenerlo meglio. Con questa illusione ottica potrete vedere qualsiasi video di YouTube. Adesso invece vediamo come si costruisce questo. Questo è un prisma che ci dà l'impressione di star creando degli ologrammi. In realtà non sono dei veri e propri ologrammi che stiamo creando, ma semplicemente delle immagini tridimensionali che ci danno quell'impressione. Il funzionamento è uguale a quello del fantasma di Pepper, è come se avessimo quattro fantasmi di Pepper sui quattro lati. Quindi i quattro fantasmi di Pepper ci daranno l'illusione di una tridimensionalità dell'immagine, ma in realtà sono semplicemente quattro immagini bidimensionali come quelle del fantasma di Pepper. Sul web si possono trovare tutte le informazioni riguardo questi. Potete trovare le forme di sia per smartphone che per tablet. Adesso costruiamo insieme quella per tablet. Dovete avere quattro trapezi isosceli, la cui base maggiore sarà 6 cm, la base minore è qui 1 cm e i due lati che sono uguali di 4 cm. Mentre per il tablet sono esattamente il doppio. Quindi base maggiore 12 cm, base minore 2 cm e i due lati sono 8,5 cm, leggermente più grande del doppio. Ma adesso iniziamo a costruire. Come un vero youtuber si è bloccata la fotocamera a metà del video, quindi l'altra parte del video la registriamo qui. Il risultato finale che dovreste ottenere è questo. A differenza del fantasma di Pepper, non tutti i video vanno bene per questo tipo di oggetto qui, ma dovranno essere dei video in cui ci saranno quattro facce dell'immagine, una qui, una qui, una qui e una qui, che verranno riflesse e che ci daranno l'idea di tridimensionalità. Quindi ci saranno dei video particolari adatti alle immagini olografiche e quindi ci saranno dei video adatti a creare gli ologrammi per il telefono o per l'iPad. Se cercate su YouTube si chiamano hologram video o semplicemente hologram. Ovviamente vi consiglio quelli dei fuochi artificiali, hologram fireworks. Adesso vediamo i risultati sia per lo smartphone sia per l'iPad. Resta che scegliere quale formato volete costruire, costruirlo e guardare i vostri fuochi artificiali a casa. Questo era tutto per oggi, io vi auguro un buon anno e che sia sicuramente meglio del 2020, non che ce ne voglia, e noi ci vediamo ad un prossimo video.